ci sono cose che cambiano e cose che invece no. Tra quelle che non cambiano c'è la funzione sociale del racconto. Da sempre, raccontando storie, ci prendiamo cura di noi, definiamo ciò che è importante, diamo valore a ciò che per noi vale. In fondo, se ci pensiamo bene, conosciamo le gesta di Ulisse, l'astuto, il polimorfo, perché Omero l'ha raccontato. Possiamo godere della saggezza di Socrate perché Platone l'ha raccontata. Ciò che invece cambia sono le possibilità inedite che ci sono oggi di stabilire una connessione forte tra la narrazione e il cambiamento culturale e sociale. È di questa possibilità che parlo nel mio articolo, dell'importanza che possono avere le storie belle, soprattutto quando sono vere, per spostare l'ago della bussola, ad esempio dal valore dei soldi al valore del lavoro, dal valore di ciò che hai al valore di ciò che sai e sai fare. La scommessa è che da questa inversione di tendenza si possa determinare il cambiamento. Per questo abbiamo bisogno di 10, 100, 1000 Omero pronti a raccogliere, a testimoniare, a raccontare le storie vere che vogliamo che diventino le colonne sonore della nostra vita. È un bisogno di raccontare che può trovare nella society organization e nei processi di apprendimento che ne sono il motore una straordinaria occasione di sviluppo. E il cloud storytelling, ragazzi, è tutto qui. E voi, avete già deciso quale storia raccontare?